La trasmissione è offerta da Il Buon Riso, bontà e genuinità dal 1949. Me Gusta, il design è di casa. Ristorante Pasta e Basta. Evita discoteca e ristorante, Cavaller Maggiore Cuneo. Mucca Pazza, Risto Pizza Grill. Ventottesima puntata di Toro contro Juve qui dal Museo dello Sport di Torino. E nelle parti successive parleremo anche della Juventus che ha giocato a Catania e va anche avanti in Europa League. Ci sarà la sfida nei quarti contro il Lione, una sfida ad alta velocità. Certo che comunque la Juventus dal punto di vista tecnico è andata anche abbastanza bene nel sorteggio. Ma prima parliamo del Torino che si è sbloccato, è tornato alla vittoria sabato contro il Livorno, trascinato da Immobile che ha segnato il gol numero 3000 nella storia in Serie A del Torino. E poi 3001-3002 e soprattutto è arrivato a quota 16 gol in campionato, capocannoniere, ecco, senza penalty, anche perché giustamente al Torino i penalty ne danno pochi, di solito li batte a cerci e quando l'ha calciato Immobile contro l'Atalanta non è che l'ha calciato benissimo. Comunque onore al merito a Immobile che doveva fare un po' dimenticare nel cuore, nelle statistiche di Posi Granata Rolando Bianchi, in effetti lo ha fatto, anzi ci sono paragoni impegnativi per Ciro Immobile, da Ciro Ciclone, anche se in realtà Immobile forse ricorda più Ciccio Graziani per la sua generosità anche a servizio della squadra e anche perché l'ultimo capocannoniere del Torino fu proprio Ciccio Graziani, stagione 76-77, il Torino fece 50 punti su 60, non vinse lo scudetto, ma Ciccio Graziani segnò 21 gol in 30 partite, chissà magari che Immobile possa diventare capocannoniere, così come potrebbe andare ai mondiali insieme con Cerci e direi anche Darmian, che ha dimostrato anche a sinistra di essere un giocatore validissimo e quindi magari il suo eclettismo potrebbe essere davvero utile anche in chiave nazionale. Il Torino ricordiamo che ha 12 nazionali sparsi per il mondo quando sono le convocazioni, da Gomis a Gilet, anche se Gilet è squalificato, Maximovic è una colonna della nazionale sarba, Glick è quella polacca, Darmian abbiamo detto, Bascia e della nazionale albanese di De Biasi, Vesovic della nazionale montenegrina, Taxidis della nazionale ellenica, poi abbiamo anche Kurtic in quella slovena, El Kadouri in quella marocchina e poi Cerci Immobile. Insomma, non tutte magari sono nazionali di primo livello, ma è da anni che non capitava. Quindi un toro a livello mondiale, così come a livello mondiale la bellezza di Astrid e Jasmine Bauducco. Grazie Astrid. Grazie, ti ringrazio Alessandro Costa. Ovviamente. La sono studiata, vedi. Bravo. Ha studiato. Iniziamo appunto a presentare due bellissime presenze femminili che mi accompagnano anche quest'oggi, iniziando ovviamente da Erika che ci riviene a trovare, da Samantha. Cheerleader d'Italia. Che dopo ovviamente le conosceremo meglio anche insieme a Guido Gioia. Andiamo a presentare gli ospiti iniziando dall'onorevole Giorgio Merlo, buonasera, molto contenti di averti. Buonasera a voi, grazie. Di grande Fosa Granata, grazie di essere con noi, grazie anche a me Cacciolato che insomma lui ci aiuta anche nel... Coordinatore. È il mio punto di riferimento Mario, quindi... Anche il nostro. Bene. Giorgio Campi, editore Digipress che cura la web TV ufficiale del Torino. Ciao a tutti, buonasera. Sergio Vatta, il mago del Philadelphia, ricordiamo mister, 14 titoli vinti sulla panchina del Torino. Ciao Astrid. Poi parliamo anche del Philadelphia, più avanti. Adesso parliamo più avanti, parliamo anche delle novità sul Philadelphia. Guido Gioia, manager di Cheerleader Italia. Ciao, buonasera. E Mario Cacciolatto, ricordiamo presidente Toro Club Ferrini di Nichelino e Lussemburgo. Buonasera a tutti. Allora, prima di parlare noi di questa vittoria del Torino, facciamo parlare un po' di tifosi, perché ieri è stata molto apprezzata allo stadio la presenza di Astrid, che a fine partita ha avvicinato, anzi, più che altro sono tifosi, hanno avvicinato te. Pare sentire alcune opinioni, vediamo Astrid, quali opinioni ha qualche domanda ai tifosi proprio appena fuori dalla partita, quindi con molto entusiasmo. A fine partita, e poi torniamo qui al Museo dello Sport. Yeah.
Eccoci qua, siamo proprio fuori dallo stadio olimpico, partita terminata per il Torino 3-1, grande vittoria, grande i tre gol di Ciro Immobile. Chiedo esattamente a te com'è stata questa partita. Gran bella partita, Ciro è fortissimo. Te l'aspettavi questa diciamo rivincita dopo 4 sconfitte consecutive? Sì. Quindi sempre Forza Toro? Sempre Forza Toro, sì. Fuori dallo stadio olimpico, partita terminata per il Torino, 3-1, vittoria che voi ve l'aspettavate? Meritatissimo, 3 gol di Immobile, grandissimo. Un Livorno un po' inesistente in questa partita, abbiamo visto un Toro molto grande, soprattutto. Li abbiamo schiacciati, siamo i migliori, siamo stati, oggi siamo stati veramente bravi e migliori. Siamo stati forti. Ci credevate dopo 4 sconfitte consecutive? Vittoria dopo 4 sconfitte effettivamente. Vi aspettate che Ciro rimanga nel Torino e soprattutto sperate? Sicuramente, adesso bisogna vedere Cerci se fanno l'accoppiata anche il prossimo anno. Voi sperate che rimangano titolari? Speriamo. Comunque, speriamo, forza Toro e che continui sempre così. Torino-Livorno finita 3-1, vittoria del Torino che non vinceva da 4 partite e soprattutto non segnava un gol. Ciro Immobile regala 3 gol al Torino. Beh, con la sfortuna che abbiamo avuto con Napoli, finalmente Immobile ce l'ha messa dentro. Questo vuol dire quando una squadra gioca per vincere. Stasera il Torino ha giocato finalmente per vincere e il risultato si è visto. Quindi sei molto contento, speri che Ciro Immobile rimanga nel Torino anche il prossimo anno e che non vada via. No, dipende Cairo cosa vuol fare. Se Cairo vuole fare una squadra, cioè deve decidersi. O fa una squadra per vincere qualcosa, se no rimaniamo lì nei bassi fondi, vivacchiamo. E se invece vuole fare un salto di categoria, un salto di qualità, deve tenere Cerci, Immobile e tutti più bravi. Quindi contento di questa partita disputata oggi? Contento, già, vinci 3-1, si sono incazzato sul 3-1, ciao. Esattamente, bravissimo. Partita terminata con la vittoria grande del Torino, 3 gol addirittura di Ciro Immobile, che devo dire è un bomber, possiamo chiamarlo. Sì, era già un po' che sbagliava, adesso questa sera si è sbloccato, abbia fatto 3 gol, uno più bello dell'altro, quindi speriamo bene. Sono 3 punti fondamentali perché era già da un po' che perdevamo, un po' per colpa nostra, un po' per colpa degli arbitri, però ricordiamo 4 sconfitte consecutive, quindi contenti di questa, soprattutto di aver segnato, visto che anche oltre alle sconfitte mancavano i gol. Certo, abbiamo segnato, mi dispiace che Cerci si è sbagliato 2 palle gol clamorose e poi si è anche arrabbiato perché Ventura l'ha sostituito, ma credo che a questo punto l'abbia sostituito per tenerlo in forma per martedì sera a Roma. Che grande, sarà... Ti aspetti una grande partita comunque, cioè, credi che il Toro possa comunque giocarsela o che si tenga forse più preparato contro il Cagliari? Sì, stasera hanno giocato tutti molto bene, quindi speriamo che di strappare almeno un pareggio, insomma, che fa bene anche al morale e alla classifica. La classifica è importante. Soprattutto grazie. Quella. Torino che vince contro Livorno in casa dopo 4 sconfitte consecutive, 3 gol di Ciro Immobile, devo dire, partita terminata più che bene. Certo, Torino sempre così vivo deve essere, anche sbagli fatti col Bologna e con la Sampdoria, oggi hanno riscattato alla grande. 3 punti importanti per la classifica, speri che Ciro Immobile comunque rimanga nel Torino titolare anche il prossimo anno? Speriamo, non Ciro Immobile quasi sicuramente, ma il brutto è forse Cerci che va via. Questo lo scopriremo fra breve. Ti chiedo anche appunto cosa ti aspetti della partita contro la Roma in casa, soprattutto forse speri di più in una vittoria contro il Cagliari. No, io spero una vittoria della Roma per togliere i punti alla Juventus. Sempre qui fuori dallo Stadio Olimpico, partita grande per il Torino che vince 3-1 proprio in casa dopo 4 sconfitte consecutive. Ciro Immobile regala 3 gol fantastici. Strepitoso, 10 in pagella già solo perché viene allo stadio. E ti aspetti che rimanga comunque anche il prossimo anno nel Torino, anche da titolare, ovviamente anche si spera Cerci. Ce lo auguriamo. E ti chiedo appunto cosa ti aspetti della partita che si giocherà appunto a Roma, contro la Roma, e poi forse ti aspetti di più una vittoria contro il Cagliari, 3 punti forse più importanti. Con la Roma spero che il Toro giochi da Toro e che gli arbitri non facciano torti. Non contro come col Napoli e le Esatto, se va così forse riusciamo anche a fare un pareggio. Abbiamo sentito i tifosi molto entusiasti di questo risultato, dei 3 gol di Ciro Immobile, tutti appunto sperano che il Torino riesca comunque ancora a vincere, però sentiamo appunto le parole di Ciro Immobile, il grande protagonista della giornata di sabato, dice: io capocannoniere, se me l'avessero detto a inizio anno non ci avrei creduto, dopo l'annata scorsa ricordiamo con il Genoa. Parla anche dei mondiali, dice che il CT Prandelli mi conosce, sa che ci metto impegno e dedizione. Infine dice che il pensierino al compagno che non ha segnato, dice: ho visto Cerci che si è arrabbiato alla sostituzione
un'azione, ma è fatto così, poi si calma e segnerà un'altra volta quando meno se lo aspetta. Questo quindi è Immobile. Adesso noi dobbiamo fermarci perché c'è la pausa delle 21, la pausa pubblicitaria dell'emittente, però tanto sapete che andiamo avanti fino alle 11, parliamo di tantissime cose, ovviamente di questo tour che è tornato alla vittoria. Prossimi turni. Prossimi turni parleremo anche della tournée in Sud America di Petracchi alla scoperta di talenti del Philadelphia con i nostri ospiti, con le Cellini, con Asti, con... Ci vediamo tra poco dopo la fascia pubblicitaria dell'emittente.